Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su F1 2016. Allora, siamo a Suzuka, vabbè, per chi avesse visto il precedente video. Però mi sono voluto soffermare di iniziare il video con questa immagine qui, nuovo rivale. Il rivale che probabilmente ci porteremo sino alla fine sarà lui, proprio Hamilton, che fra l'altro essere un rivale va di Joe, è anche un rivale per quanto riguarda il primo posto della classifica. Comunque, siamo a sessione qualifiche, ascoltiamo la segreteria telefonica. Ciao, come stai? Questi sono gli obiettivi per le prossime qualifiche. Dodicesimo, ok. Quindi, detto questo, scendiamo subito in pista. Allora, per quanto riguarda l'assetto, secondo me si può lasciare il 3, quello predefinito. Perché questa pista qua per il mio è una via di mezzo fra punti in cui è giusto che la macchina abbia buona lunga, ma punti in cui la macchina deve avere comunque più deportanza, ecco. Quindi secondo me va bene così. E detto questo, niente, andiamo qua su tempi e andiamo avanti. Come sempre, ok, bisogna tenere in primis, tra virgolette, conto di l'obiettivo dato dal gioco per quanto riguarda poi nel rimanere nell'aspettativa, ma per quanto mi riguarda in primis in realtà c'è da vedere le prime 5 posizioni, perché come dico sempre, anzi come probabilmente ho fatto capire, secondo me se ti qualifichi fra le prime 5 c'hai una buona probabilità di, non lo so, di arrivare prima. Poi dipende da te, dipende da circuito e tante altre cose. Poi puoi arrivare prima anche se arrivi ultimo, cioè se ti qualifichi ultimo. Però non so come mai io c'ho questa lo sapevo. Comunque, detto questo, scendiamo in pista, guardiamo un po'. Iniziamo il nostro giro e guardiamo un po' come si concluderà. Guardiamo un po' se ci siamo. Perfetto, primi. Non so per quanto ci si possa rimanere, perché comunque noi abbiamo fatto un tempo molto molto più basso rispetto alla seconda. Però speriamo di rimanerci. La cosa che vi dico è che di certo non riusciamo in pista, mi va benissimo questo tempo qui. Vediamo un po'. Siamo sempre primi. Dì, guardatevi, di millesimi, eh. Stiamo bene. Mentre ci riprendiamo Dì, dalle infatti, vittorie delle secondi, qualifiche, iniziamo maledetta la ora miseria, con le prime vabbè. vetture. Alla fine Rosberg, appunto, però siamo Hamilton e secondi, non è Sebastian che siamo Vettel. chissà Per ora dove. vi salutiamo, Hamilton tutti a Hamilton settimo, e Dalla non Norris male, non quarto. male. Speriamo che qua davanti a lui, me compreso, mi si possa impedire di risalire, di farla arrivare più o meno in quelle posizioni lì. Vedremo. Via, ascoltiamo la segreteria. Indovina un po', ho ricevuto gli obiettivi del team per la gara. Volevo farteli avere e augurarti buona fortuna. Nono. Via, scendiamo subito in pista che son cario. Che se non piove, cosa che se non sbaglio successe invece nella stagione precedente, mi posso divertire, credo e spero. E speriamo ci siano delle botte subito dietro, ma nel mezzo ci sia Hamilton. Bene, Vai, è dopo le nuvoloso. appassionate Maledetta la qualifiche, miseria. iniziamo. Allora, strategia di gara. Ok, per questa qui, però come sempre mettiamo un chilo, perché viene definito chilo, in più di benzina. Cerchiamo di partire a modo, vediamo un po'. Insomma, ecco, non è stata una grandissima partenza. Vediamo se ci riesce a riprendere Rosberg subito. Ma che? No, in realtà sì, però non in maniera adeguata. Siamo primi, rientriamo ai box. Oddio, oddio, no, vai, buono. Per ora la gara sta andando bene. Il problema, secondo me, cioè, verrà fuori proprio dopo il pit stop. Perché sicuramente si beccherà davanti uno sbotto di macchine che non rientrano ai box. E se magari io per motivi X vado leggermente più veloce rispetto a loro, secondo me c'è il rischio di fare un incidente. Speriamo bene, eh. Vediamo un po'. Siamo tornati primi, si è superato Grosjean lì. E speriamo bene, perché è sempre lunga la gara.
La Samana che si è aperto un po' il cielo. Forse non andrà a piovere, speriamo. Porca miseria, sono andato fuori. Riparti, 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 vai, siamo sempre primi. No, l'importante non è tanto per un discorso di posizione, un discorso invece le macchine accanto che magari ti possono andare a noi e posso farci un incidente, ecco, siccome io sono portato, no, per queste cose, per prendere le botte e dare botte. L'importante, cioè la mia paura era averla lì appunto di averci una macchina accanto. Meno male alla fine così tanto non è stato. Via, siamo sempre primi con calma, eh. Riprendiamo la nostra gara. Iniziamo il decimo giro. Allora, in regola tutte sono rientrate box. Quindi diciamo che siamo tornati, diciamo, nelle posizioni nostre iniziali. Quindi vabbè, sono primo, dietro c'è Raikkonen e poi c'è Vettel. Raikkonen, se non sbaglio, c'è scritto 5 secondi. Ora c'è da tenere chiaramente d'occhio anche Raikkonen, che se non sbaglio c'era terzo, ci può stare anche se lui. O Raikkonen o Vettel, insomma, uno di due è terzo. Però in primis si vorrei sapere dove si trova Hamilton. Oh, cioè dove, anche se dovesse arrivare a quarti e noi, toccandoci coglioni, dovessimo arrivare a primi, andrebbe a star bene uguale la cosa, eh. Iniziamo l'ultimo giro, che è quello lì che è rientrato a box, non lo so, comunque beh, non ci riguarda. A quanto pare ora Vettel è secondo, però mi sa che se la scozza parecchio con Raikkonen, perché sto guardando e fanno su e giù, su e giù, su e giù. Noi siamo primi, abbiamo un discreto, anche se pur non larghissimo, distacco da comunque la seconda e la terza. E niente, cerchiamo di tenere botta e di non farla. E boh. Allora bene, sì, ora si guarda poi a fine giro tutte le ossa, tutte le posizioni degli avversari, sperando che noi arriveremo primi. Che sai, la gara non è ancora finita. Via, primi. E si vince. E si inizia subito bene questo video. E ci allunghiamo, soprattutto, allunghiamo il distacco da quelle che ci precedono in classifica. Ora siamo ancora più primi. Vediamo un po' quanto è arrivato Hamilton. Eccoli qui, i piloti vanno verso il podio dopo. E ora vediamo come Ok, questi è risultati arrivato si riflettono quarto. sulla Poteva classe dei andare piloti. peggio, però. Un'ottima gara per il Vabbè, alla primo fine, piloto, anche 10 punti di da distacco. lui, Il sempre vettore secondo, aumenta. allunghiamo Ho alla una bellezza i domanda 13 da punti. Luca. Quindi Come adesso sta sono il suo 35 punti di ritorno? Senza distacco. dubbio Diciamo felice, che, ma anche se è la prossima per motivi fatto X, gara boh, lo incredibile. dovessimo perdere, Peccato ovvero che non lui. E facciamo ora neanche un passiamo ai punto, costruttori. dovremmo in Davanti teoria all'Aston, essere primo in uguale. testa la Però Ferrari. perché rischiare, no? No, bene così, iniziamo alla grande questo video. Allora, prima di procedere al prossimo weekend, adesso sì, dico adesso perché avessi visto i precedenti video, sa che non l'ho fatto e ci ragionavo. Adesso sì, montiamo la miglioria, peso telaio. E ho sbagliato, qui c'è il quadrato. Via, avviamoci al prossimo weekend. Il prossimo Gran Premio sarà quello di Austin negli Stati Uniti. È arrivata la miglioria, guardate un po', adesso abbiamo fatto un passo in avanti. Siamo diventati il sesto team a livello di comunque prestazioni. Detto questo, sono già arrivato nella sessione di qualifiche e non ci resta che ascoltare la segreteria e poi appunto scendere in pista Ciao, e sono Emma. Stamattina mi hanno vedere un po' comunicato gli obiettivi per le classifiche e ora a ti dico. pensare come qualificarci. Comunque, per quanto riguarda gli obiettivi, 12° posto, ok, quindi niente, andiamo in pista, anzi, andiamo ai box, via. Assetto. Allora, io direi di mettere il 4, perché qui ci sono parecchi pezzi in cui la macchina va tirata, a parer mio. Spero di non dire la cazzata, comunque nel frattempo mando avanti il tempo e guardiamo un po' i tempi che c'è da fare. E stavolta le leggo, perché l'altra volta sono andato così a caso, ho visto solamente le posizioni. Allora, chiaramente guardo, sì, anche in primis l'obiettivo dato dal gioco, ma guardo in primis i primi 5 tempi, come sapete ormai.
Quindi allora, primi ci sono, cioè primi, il proposito di Raikkonen, Vettel, Verstappen, per Ricciardo, Magnussen, dove cazzo è Hamilton? Ah, Hamilton è ancora uscito, eh? Ah no, è uscito, è uscito ora, dov'è? Vediamo un po'. È quarto, comunque, bisognerebbe fare 1,42 stecchito più o meno per essere a regola tranquilli. Boh, scendiamo in pista, intanto pensiamo a fare un giro, indipendentemente dal fatto se sarà veloce o meno. Eccoci qua, iniziamo il nostro giro e speriamo possa veramente essere veloce. Ultima curva, guardiamo un po'. Sì, presa di cazzo, vabbè, lasciato uno sta. Vediamo un po'. Alla grande, altro nel 42, vi! Veramente alla sta grande. Torniamo al garage. Dovremmo, cioè in regola dovremmo essere arrivati primi per forza, cioè siamo in pole position per forza. No? C'è un minuto. Ci sa quasi 2 secondi in meno rispetto alla seconda. Noi, Ricciardo, Rosberg, Vettel, Raikkonen, Verstappen e Hamilton. Hamilton riparte settimo un'altra volta. Bene o sì, bene bene bene. Scrutiamo la segreteria. La segreteria. La segreteria. Ottavo posto. Ok man, anzi ok woman. No, brutta. Vabbè, scendiamo in pista, lasciamo stare questa salita. Buono, c'è il sole, che è sempre importante. Va bene così per la strategia, tanto decidono loro. Allora, mettiamo però, come sempre, quel chiletto in più di benza. Via, iniziamo la gara. Baciamo la frizione, attenzione, partiamo a modo. Partiti, partiti! Dietro? Potente rimanere prima alla prima urba, eh? Andiamo. Vai, curva di merda. Via, ci siamo. Guarda Richard, di prepotenza. Beh, è già terzo. Che non era terzo, se non sbaglio. Ah, io. Incidente, eh? No, nulla. Vaffanculo per guardare la ossa. Io botta se fuori alla gara. Ho una sega, incidente. Safety car. Strano, buongiorno a tutti, ragazzi. Boh, ma che casino ha fatto, de? Datevi. Cioè, quanti ce ne sono? Quanti siamo? Oh, ma ti levi di uno, Richard. No, cosa mi ha fatto? Partito un pezzo, no. Comunque, tornando all'incidente, fatto parecchio. No, 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 no. Te torna alla posizione corretta, un cazzo. Ero primo io. Dio madonna, de, per questo delta di merda, perché devo rallentare. Ora ce la fa a dirlo. Comunque l'incidente aveva fatto un casino, perché sarà solamente un pezzettino, ma saremmo stati 6 e poi non c'era più nessuno dietro. Comunque vaffanculo, no, è vero, non ci vuole, ci vuole. Sto delta di merda per tenerlo basso, rallento uno sbotto e questo mi sorpassa. Fra l'altro sono diventato un fantasma, ma superato sia a caso. Dio madonna, che dormita e che giramento di coglioni. Beh, ti giuro ti darei una botta, ma forte, eh. Così, dar nulla. Ah, io, Vettel è andata ai box. O quella? Se Dio vuole, dopo 78 giri la safety car rientra, eh. Cazzo di. Se rigando rientra safety car, si inizia il quinto giro. Comunque, allora, la strategia dovrei rientrare ora, ma non ci penso nemmeno, c'ho le gomme, sono sempre belle, quasi 9. Si rientra poi dopo, con calma, eh. Da una parte meglio, sì. Allora, rientra tutte a box, vai belle, rientrate. Io continuo, me ne vado avanti. Dato che siamo andati più lenti per vedere la safety car, a regola ci sta più benzina e direi di mettere subito la grassa. Poi se dovessimo rischiare di arrivare con poca benzina, male male, si scala e si torna alla standard o alla magra. Però io mi sento di mettere già ora la grassa. Si rientra il giro dopo, eh. A regola dovremmo raggiungere quella percentuale giusta che ci dovrebbe permettere anche di fare un cambio, cioè un doveroso cambio, via. Vai, penalità di 3 secondi, maledetta la miseriaccia, nelle tornata, lì. Via, entriamo ai box. Oh, ma sono scemi, eh. Ma guardatevi, no, ma come mi hanno fatto uscire?
Senti, ma non è male. Comunque siamo quarti, anzi, decisamente terzi. Ciao bella! Lo vedi, eh? No, no, tutto a posto, superato. Lo vedi, lo vedi. Boh, no, dove sono andato? Dove sono andato? No, non ho preso botte nulla, vai. Che fava. Qui sbagli una urva, ti ritrovi in piccionaia. Bene, è superato. No, io ti risupero, sai, bello, vai dietro. Vai, Magnussen, sorpassano un po' che rompe coglioni, vai. Allora Massa rientra i box, quindi mi ritrovo secondo con Vettel primo. E con Magnussen dietro, ce l'ha fatta, immagino con Magnussen, è regola. Va a vedere? Ora quando... Vai, sì, eccolo. Il problema è che io ho la penalità, porca miseria. No, ho vinto Vettel. Viene, si ripiglia ora, dammi la scia ciccio, vieni, via. Vai, Ale, dovrebbe essere andata. Comunque, dato che Vettel non rientra nemmeno ora, vorrei sapere qual è il suo segreto per le gomme, dato che è entrato al primo giro. Cioè, ok che c'ha gomme che durano di più rispetto a me, però sembra un po' eccessivo che ne durano così tanto. Ma voglio vedere se rientra o meno. Sono proprio curioso. Iniziamo l'ultimo giro. Dato che la radio ci hanno detto che ci sia carburante a sufficienza per altri tre giri, direi di mettere addirittura la magra e si arriva tranquilli, eh. Tanto a regola, salvo errori, siamo primi con un bel distacco. Sicuramente un distacco di più 3 secondi alla grande. Quindi anche la penalità in teoria ci fa un baffo. E boh, speriamo di un fa cazzate ora, perché in regola dovremmo arrivare primi. Comunque devo dire che le gomme, soprattutto come sempre le anteriori, c'è una bella percentuale di usura. Calcolando che io sono entrato, se non sbaglio, 2 giri dopo, o 3 addirittura. Comunque sono entrato dopo rispetto alla strategia. Devo dire che cioè, sarebbe stata ganza me cosa se fossi entrato proprio al quarto giro. E andiamo a vincere anche questo gran premio. Grazie ragazzi. E andiamo. Ora voglio vedere Hamilton, che come sempre, almeno fino al gran premio precedente, era bello che era secondo e poteva darci noia per quanto riguarda il primo posto. Hamilton quinto. Vediamo un po' la classifica. Boia, ragazzi, 50 punti di distacco, eh. Vabbè, 52-58. Poi abbiamo 82 che è spropositato da Rosberg. Attenzione, che adesso mancano 3 gare. È arrivato Chris e ci ha fatto notare che a livello di miglioria comunque qualcuno ci ha superato. Ci ha superato la Force India. Comunque, detto questo, arriviamo alla conclusione. Allora, come vedete, il prossimo Gran Premio sarà quello Città del Messico. Quindi inizieremo subito così il prossimo video. Per quanto riguarda le cose successe in questo video qua, diciamo che, indipendentemente poi dalle prestazioni di Hamilton, comunque è stato un super video perché abbiamo ottenuto 2 meritatissime vittorie. Quindi, a prescindere da questo, comunque è stato decisamente un ottimo video. E niente, rimetto la classifica perché questo è quanto per quanto appunto riguarda le posizioni. E detto questo, non mi resta che arrivare alle vere e proprie conclusioni. Quindi, come sempre, in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste 3 cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie qua, anche se più o meno si arriva agli sgoccioli, però. Ma non solo, chiaramente, anche tutti i video che caricherò in generale. Detto questo, niente, vi aspetto al prossimo Gran Premio, anzi, ai prossimi Gran Premi, e di conseguenza anche al prossimo video barra episodio, e chissà se già dal prossimo video potremo essere proclamati campioni. Sempre se lo dovremmo essere, nel senso, non c'è scritto che siamo forse sempre, magari si fa K tutte e due, le vince, anzi, da qui alla fine si fa K, non si fa nemmeno un punto, Hamilton ci supera perché magari vince sempre, si perde. Comunque, vabbè, questo è quello che può succedere.
E niente, ci vediamo al prossimo video. Chiaramente vado già alla sessione di qualifiche. Via, vi aspetto. Ciao!